Siamo con Roberto Prestigiacomo, direttore di Cocci Grill Marsala. Oggi è una giornata speciale per voi. Sì, sì, Gran Carlo, lo è, perché oggi festeggiamo 2 anni dall'apertura di questa attività, attività in cui ci siamo molto dedicati sul sociale, con queste comunità limitrofe al Cocci Grill, quindi che sono la Contrada, le Fontanelle, dove ci sono ben 2 comunità. Una è la Casa Famiglia Ragazze Madri e l'altra è il Faro. Con queste associazioni, diciamo, qui limitrofe, noi collaboriamo in questo senso. Ogni sera, diciamo, diamo i prodotti che sono rimasti, così come in beneficenza. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di fare del nostro meglio per cercare di aiutare anche questi bambini o adulti più bisognosi di noi. Ora, finalmente, dopo 2 anni, abbiamo organizzato questa piccola festa in comune, che per noi è un motivo d'orgoglio, soprattutto in una giornata che, guarda caso, è il giorno di San Francesco, in una giornata di pioggia. Vogliamo regalare a questi bambini un po' di colore, un po' di allegria, e condividere con loro dei bei momenti insieme. Quanti bambini, quante persone oggi? Saranno una trentina, sono pochini, perché effettivamente questo è il loro numero. Abbiamo invitato ovviamente anche i loro assistenti, gli operatori e alcune mamme, appunto perché conosciamo il lavoro duro di queste mamme, di questi operatori, che giorno per giorno crescono dei bambini con delle difficoltà. Quindi noi ci facciamo anche carico del loro lavoro e vogliamo appunto condividere con loro questo momento di solidarietà, condivisione soprattutto. Quindi il grande impegno per il sociale. Certo, perché bisogna fare qualcosa per i più bisognosi. Dobbiamo crescere, dobbiamo dare anche la possibilità di crescere a chi ne ha meno le possibilità. E in qualche modo, anche simbolicamente, anche in piccole dosi, però un gruppo di persone che fanno piccole azioni possono dare un grosso contributo alla società. Direttrice della Casa Accoglienza per Ragazze Madri, Opera di Misericordia. Per voi oggi è una giornata, diciamo, insolita rispetto a quella che vivete quotidianamente. Oggi siamo venuti qua tutti i bambini della Casa Accoglienza insieme alle mamme. Noi ospitiamo sia mamme che bambini. È un momento particolare. Sono invitato per festeggiare questo anniversario. Li ringraziamo tantissimo perché hanno collaborato spesso con noi e siamo felici